Buongiorno amici, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi siamo di nuovo a Miragica, la terra dei giganti. Avevo già fatto un video un po' per gioco, visto dall'alto col drone, che ha avuto un bel po' di successo. E in tanti mi avete chiesto di ritornare a Miragica, di vedere la situazione oggi. Purtroppo la situazione in questi anni è peggiorata, perché Miragica a gennaio 2021 è andata completamente in fallimento. Si dice che abbia accumulato più di 20 milioni di euro di debiti, poi tra l'altro c'è stata anche la pandemia che ha dato il colpo di grazia. Comunque in tanti mi avete chiesto se era possibile vedere Miragica all'interno. Beh, di fare si può fare, però bisogna ricordarsi che comunque Miragica, anche se ormai è un luogo completamente abbandonato, è sempre una proprietà privata. Quindi come possiamo fare per entrare senza entrare? Beh, io un'idea ce l'avrei. Seguitemi. La mia idea per vedere Miragica all'interno senza entrare è semplice. Useremo il Mavic Pro 2. Cercherò di volare a bassa quota in modo da vedere quanto più possibile da vicino le giostre, cioè come le condizioni in cui sono. Useremo il Mavic 2 Pro, lo metteremo nella tripod mode in modo tale da avere tutti i sensori attivati, sperando di non andarci a schiantare contro qualcosa.
Spero di essere riuscita a darvi un'idea di come è adesso Miragica, oggi è aprile 2021. Comunque, le speranze di vederlo di nuovo in vita, non credo che lo rivedremo più nella sua maestosità. Peccato, veramente peccato, perché era stato accolto dai molfettesi e da tutta la Puglia con molto piacere. Niente, ci sono passato un sacco di anni qui, però è andata così. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanellina per essere aggiornati su altri video che farò in futuro. Da Molfetta è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!